Un invito alla solidarietà, quello che la parrocchia di San Paolo rivolge a tutta la comunità parrocchiale in occasione del Natale, lo fa attraverso diverse iniziative organizzate in queste settimane che precedono i giorni di festa. Domenica 11 dicembre, ad esempio, insieme all'inaugurazione dei presepi preparati dai bambini del catechismo con le loro catechiste e soprattutto con il coinvolgimento delle famiglie, è stato inaugurato anche un mercatino di Natale che permetterà di sostenere lo sportello della Carità Madre Speranza della parrocchia. Con i nostri parrocchiani hanno portato o hanno comprato degli oggetti, o addirittura molti si sono impegnati a creare, ecco, degli oggetti per metterli poi in vendita, e sempre il ricavato andrà allo sportello della Carità Madre Speranza. E diciamo che l'iniziativa è stata curata da un nuovo gruppo che è sorto in parrocchia, che si intitola il Gruppo delle Papere. E proprio sono un gruppo di persone che si impegnano, ecco, a sostenere le varie attività della parrocchia, e nel frattempo stanno insieme, pregano insieme e creano anche, ecco, dei lavoretti per metterli poi a disposizione dello sportello della Carità. E ancora in programma una cena solidale il 20 dicembre. Il ricavato di questa cena andrà proprio devoluto alle famiglie più bisognose della nostra parrocchia, magari trasformando in cibo, in aiuti concreti verso le famiglie. Noi in parrocchia abbiamo anche la grazia di avere il responsabile della Caritas, che è Diego Pletto, che è anche uno chef, e quindi preparerà una bella cena per ecco, vivere questo momento, che serve per noi per stare insieme, ma nello stesso tempo, ecco, serve anche a fare solidarietà e carità. Si pensa anche al pranzo del 25 dicembre per i più bisognosi, grazie alla generosità dei parrocchiani e non solo. Il giorno di Natale invece abbiamo pensato di dare dei buoni alle famiglie per andare a ritirare il pranzo di Natale in un locale che stabiliremo della città. Quindi i nostri parrocchiani stanno prenotando questi pranzi, offrendo questi pranzi, e poi il giorno di Natale verranno dati, ecco, alle famiglie più bisognose della nostra parrocchia, che seguiamo già da tempo. Ecco, noi non facciamo queste iniziative fine a se stesso, ma sono iniziative che ci aiutano a uscire fuori dal nostro egoismo, dal nostro vivere ripiegati su noi stessi e aprirci alle necessità degli altri. D'altronde il Natale dice proprio questo: un Dio che ancora una volta decide di farsi uomo per amore, per la salvezza di tutti gli uomini. E noi, in quanto cristiani e seguendo la logica dell'incarnazione, siamo chiamati a essere presenti dove c'è l'uomo e soprattutto dove c'è l'uomo in difficoltà, per portare questo messaggio di speranza che Gesù Cristo ancora una volta viene e salva ciascuno di noi. Buon Natale a tutti!